Allora, devo fare un'altra comunicazione di servizio. La consigliera ha l'avviso, gentilmente, siccome non è che è un problema, lei è differente da Cunnella, ma se per le votazioni ognuno tiene il proprio posto, facilita. Io non avrei problemi perché la riconosco, dico, differentemente da Cunnella, però se lei si mette di qua, probabilmente... Sì. No, perché poi se tutti cambiano, tutti possiamo cambiare e che la vita cambia e andiamo avanti così. Grazie consigliere. Allora, passiamo al primo punto che è diventato il secondo ovviamente. Mi metto gli occhiali. Quindi proposta di iniziativa dei consiglieri Alabiso, Ariano, Candigliota, De Chiara, Giannone, Guido, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Dosatti, Triputi e Zitoli, quindi tutto il Movimento 5 Stelle tranne uno, avente ad oggetto l'istituzione dell'osservatorio municipale permanente rifiuti. Allora, devo dire anche che sono pervenuti a questa presidenza 7 emendamenti, per cui visto che non sono così complicati ma diciamo che si riferiscono a diversi passaggi della delibera, stiamo facendo fare delle fotocopie, quindi intanto però immagino che il relatore può iniziare a procedere all'illustrazione della delibera. Chi è che è il relatore di questa delibera? La consigliera Ariano, quindi può presentare l'atto. Sì, grazie Presidente, buongiorno di nuovamente colleghi. Dunque, come precedentemente avevamo già anticipato e come già l'ordine dei lavori di oggi prevedeva, siamo alla discussione di quello che è un organismo ausiliario della nostra amministrazione che ci accingiamo appunto ad istituire. L'istituzione dell'Osservatorio Municipale Permanente Rifiuti è uno strumento che dovrà essere sicuramente uno strumento, diciamo, di partecipazione si incardinerà in quello che è in qualche modo appunto un'interlocuzione con la Commissione Mobilità Ambiente di questo municipio. Già infatti la composizione che abbiamo fortemente voluto fosse molto composta sia dal Presidente che dai due Vicepresidenti a quest'ottica, il voler istituire uno strumento che sia un'efficace modalità di interlocuzione con i territori, perché ovviamente vedrà anche delle compagini, il numero 8 componenti di componente civica e la parte amministrativa. Avrà anche un componente che è espressione, quindi un funzionario designato dalla società AMA ed un incaricato, appunto un funzionario dell'amministrazione dell'ufficio tecnico che non avrà diritto di voto, ma che ovviamente parteciperà ai lavori per far sì che qualsiasi tipologia ovviamente di indirizzo o comunque di approccio agli eventuali atti siano conformi a quelle che sono le disposizioni dell'amministrazione, insomma, capitolina e eccetera stessa. Ora, io ho piacere, visto che siamo in questa sede, di leggere effettivamente questa deliberazione, che si compone non solo appunto di questa, insomma, dell'atto deliberativo in senso stretto, ma anche dell'effettiva regolamentazione del funzionamento appunto dell'osservatorio. Posso? Quindi vado, ascoltami.
Allora, premesso che l'amministrazione capitolina, sulla base della vigente normativa nazionale e comunitaria, si è posta quale obiettivo specifico il raggiungimento della maggiore estensione possibile della modalità di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani del territorio di Roma Capitale, e che il protocollo d'intesa sottoscritto già nel 2011 prevede l'individuazione, la pianificazione e la realizzazione delle migliori iniziative di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella città di Roma, con particolare attenzione alla valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, stabilendo anche la redazione da parte dei firmatari di un piano di fattibilità per la raccolta e la valorizzazione di rifiuti di imballaggio relativo al territorio comunale. Che il predetto piano di fattibilità prevede la riorganizzazione progressiva del sistema dei rifiuti urbani assimilati sul territorio, coerentemente con gli obiettivi del riciclo prefissati. A tal fine, le uniche modalità di raccolta prescelte sono la raccolta porta a porta e la raccolta stradale. Che il patto per Roma, grazie. Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 agosto 2012 tra il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale del territorio della provincia di Roma. Quindi è evidente che è già da qualche tempo che, insomma, abbiamo delle situazioni critiche legate al territorio del quale comunque siamo tenuti a amministrare, la Regione Lazio ed il Comune di Roma, attualmente Roma Capitale, ha promosso la realizzazione di un modello di organizzazione tecnica ed amministrativa del sistema di gestione di rifiuti di Roma Capitale, finalizzato a sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiungesse il livello del 30% dei rifiuti urbani entro il 2012, del 40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016. Che gli strumenti necessari all'incremento della raccolta differenziata sono stati individuati nel piano per Roma, in un programma di lavoro, raccolta differenziata 2012-2014, che ne definisce gli aspetti operativi e di partenariato pubblico-privato in un sistema integrato per la gestione del ciclo dei rifiuti, che assicuri la piena efficienza degli impianti cosiddetti TMB, di trattamento meccanico-biologico, e nel successivo piano di sviluppo della raccolta differenziata 2015-2016, nel quale è illustrato il progetto di sviluppo della raccolta differenziata e l'estensione del servizio porta a porta in aree specifiche della città, definito attraverso la valutazione di specifiche caratteristiche, quali, tra l'altro, quelle morfologiche ed urbanistiche delle aree, la densità di popolazione, la disponibilità di spazi condominiali, la disponibilità sui marciapiedi, per le quali il passaggio del servizio dalla raccolta stradale al porta a porta era da ritenersi più idoneo. Che la deliberazione numero 129 del 16-12-2014 dell'Assemblea Capitolina, ci sono poi degli emendamenti che andranno un pochino a integrare, io vi leggo ovviamente quella che è l'impianto delle premesse, che secondo me è sostanziale per fare in modo di avere tutti insieme un excursus di quelle che sono le norme e di come siano articolate le varie deliberazioni e quanto sta in questo momento nell'ambito dell'amministrazione attuale del percorso che ha portato a determinate scelte e ovviamente del percorso che è comunque un percorso sempre in divenire e che parte da delle premesse che non possono essere ovviamente disattese né ignorate. Dicevamo, la deliberazione, avente ad oggetto la definizione degli indirizzi per l'avvio del percorso rifiuti zero, attraverso l'introduzione di un programma di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di decoro e di igiene urbana, tra cui la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani. Al comma primo del deliberato recepisce il conseguimento delle percentuali specifiche di raccolta differenziata e di effettivo riciclo, così come sopra esposte, con obiettivi del 65% entro il 2016 e del 75% entro il 2020. Che al fine di rispettare gli obiettivi di riciclo prefissati, Roma Capitale ha dato avvio al progressivo riordino della raccolta dei rifiuti urbani nei vari municipi, definendo le modalità della riorganizzazione della raccolta differenziata su tutto il territorio della città, attraverso l'inserimento del sistema della raccolta porta a porta in alcuni municipi e la riorganizzazione della raccolta stradale in altri.
che la deliberazione numero 99 del 27 marzo 2015 dell'Assemblea Capitolina, avente ad oggetto il piano di sviluppo della raccolta differenziata del Municipio primo, del Municipio secondo, del Municipio quinto, del Municipio settimo e del Municipio quindicesimo di Roma Capitale, e il piano di sviluppo di raccolta differenziata 2015-2016, ha esteso il nuovo modello di raccolta a 5 frazioni al territorio del settimo Municipio, non ancora interessato dalla riorganizzazione del servizio. Sempre premesso che la disciplina della gestione dei rifiuti urbani nell'ambito del territorio di Roma Capitale costituisce attività di pubblico interesse e la sua riorganizzazione prevede la sinergia tra amministrazione e la società AMA SPA in qualità di soggetto gestore del servizio rifiuti urbani e dei servizi di decoro ed igiene urbana, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo primario di una elevata protezione dell'ambiente e di controllo efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti. Nell'attesa della completa realizzazione del progetto di estensione del nuovo modello di raccolta dei rifiuti urbani a tutto il territorio, il suo perfezionamento ed ottimizzazione, il settimo municipio ha deciso di promuovere l'avvio di uno specifico osservatorio municipale permanente. Tale strumento dell'amministrazione, compatibilmente con le risorse tecniche, economiche e strumentali a disposizione, si propone di monitorare la situazione dei rifiuti urbani e del decoro nel territorio municipale. Che il Consiglio del Settimo Municipio ritiene il funzionamento dell'Osservatorio Municipale Permanente come a garanzia di una maggiore partecipazione dei cittadini al processo della corretta gestione del riciclo dei rifiuti. Considerato quindi che comunque il regolamento municipale all'articolo 13 prevede la possibilità di istituire, mediante la deliberazione di questo Consiglio, organismi ausiliari finalizzati all'acquisizione di informazioni e valutazioni specifiche su tematiche ritenute di interesse per il territorio, e che l'acquisizione di informazioni e la valutazione specifica della realtà della gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale di competenza costituisce un significativo punto d'incontro tra cittadini ed amministrazione, garantendo la partecipazione dei cittadini attraverso i rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di volontariato territoriali, aventi sede, circoli o attività effettiva nel municipio di riferimento, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali imprenditoriali e delle forze sociali, così come descritte al comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto Comunale. Consigliere Ariano, scusi, sì, le volevo comunicare, certo, che ha un altro minuto. Va bene, quindi finisco questo si regoli lei come... Sì, sì, la delibera è terminata, visto che... Un altro minuto, lei... Sa cosa, cioè, ho ritenuto semplicemente di rileggere l'atto a chiarimento del fatto... Comunicavo che... solo del minuto. Sì, sì. Considerato e ritenuto opportuno per rendere più efficace ed incisiva l'azione dell'amministrazione, prevedere un progetto specifico che possa contribuire alla definizione e o al miglioramento delle misure già attuate a tutela del decoro urbano, anche attraverso il monitoraggio delle criticità, in modo da poter consentire una valutazione puntuale ed aggiornata. E questo consiglio delibera di istituire l'Osservatorio Municipale Permanente Rifiuti con il compito di acquisire informazioni e valutazioni specifiche sulla realtà della gestione dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, un organismo dell'amministrazione che potrà proporre studi, monitoraggi correlativi, riferimenti scientifici, analisi e di progetto da sottoporre agli organi istituzionali di riferimento, e di prevedere che tale osservatorio sia composto ovviamente da seguenti membri di diritto che partecipano a titolo gratuito, quali il Presidente del Municipio, Assessore dell'Ambiente del Municipio, Presidente e Vicepresidente, come vi anticipavo, della Commissione Ambiente, dirigente della UOT Municipale o un suo delegato senza diritto di voto, ed un rappresentante indicato della società AMA. Di prevedere altresì che tale organismo strumento dell'amministrazione sia dotato di un proprio regolamento che costituisce parte integrante del presente atto e che entra in vigore con l'approvazione della delibera istitutiva dell'osservatorio medesimo. Ecco, segue poi il regolamento. Io ho voluto semplicemente dimostrare, leggendo quanto avevamo già scritto e discusso nel corso degli ultimi mesi, come effettivamente e quale sia realmente la posizione del Movimento 5 Stelle nei confronti e dell'amministrazione e dei rapporti effettivi con le compagini, appunto, civiche e con quello che è il soggetto gestore del servizio. Grazie. Grazie, consigliera. Allora, io
prima di iniziare appunto la discussione, vorrei fare una proposta all'Aula, perché ci sono appunto, come ho detto prima, 7 emendamenti, per cui o facciamo un intervento, e quindi qui ci sono delle copie che sono state effettuate, quindi le potete prendere, o facciamo l'intervento complessivo della delibera con gli emendamenti, quindi che adesso leggete e li verifichiamo, oppure si fa un ragionamento, diciamo, di intervento sulla delibera, poi si faranno gli emendamenti e poi si farà il voto finale. Quindi penso che sia più... E qualcuno, erano fatti 6, l'hanno fatti, qualcuno dall'altra parte se ne è presi più di qualcuno probabilmente. Se riuscite a darne, insomma, sono 4 i gruppi, 7 ne abbiamo fatti, quindi 3 ne avanzano. Allora, io, siccome sono state fatte le copie ed è giusto che tutti abbiano menzione degli emendamenti, no? Io sospenderei il consiglio per 5 minuti, così ci rileggiamo, stiamo acquisendo il parere, per cortesia, stiamo acquisendo il parere tecnico da parte del direttore, quindi sospendiamo 5 minuti, si leggono gli emendamenti, verifichiamoli e poi dopo decidiamo come andare avanti. Allora, riprendiamo il consiglio. Riprendiamo i lavori. Ci abbiamo un altro emendamento? Ok. Aggiuntivo. Siccome non hanno accettato. Chi era un accettato? Allora dobbiamo, dobbiamo, perché c'è un altro emendamento messo quindi al volo, aspettiamo un altro minutino senza che, diciamo, che fermiamo il consiglio, aspettiamo un minutino che con gli uffici. Il consiglio è aperto, come ho detto prima, intanto iniziamo a presentare quelli che già sono qui al tavolo della presidenza degli emendamenti. Nel frattempo è stato aggiunto un altro e quindi dobbiamo fare la fotocopia e ad avere il parere tecnico, quindi intanto andiamo avanti con quelli già che abbiamo recepito. Quindi immagino che la consigliera Ariano debba presentare gli emendamenti uno per uno, così dopo, se siamo tutti d'accordo, si farà un intervento complessivo di delibera ed emendamenti da parte di tutti quei consiglieri che vogliono intervenire, ok? Così almeno ottimizziamo lo sviluppo, diciamo, dei passaggi amministrativi. Intanto lei può singolarmente esporre tutti gli emendamenti all'Aula. Aspettiamo quindi anche quello che l'ottavo, però intanto lei può andare avanti, consigliere. Tanto lei ne ha 7, quindi ci vuole un po'. Grazie Presidente, consiglieri. Dunque, in realtà noi abbiamo presentato questa mattina questi emendamenti, che alla fine, insomma, sono il numero di 7, perché nel corso della trattazione in commissione dello scorso 7 marzo, proprio durante il dibattito, è appunto scaturito dalle osservazioni di tutti i commissari la volontà di precisare, di meglio precisare alcune
alcune parti ed alcuni passaggi del testo stesso della deliberazione. Dunque, vado a presentarvi quello che è il primo, nel senso di, diciamo, di come è posizionato in realtà nell'ambito del testo del documento, quindi della proposta di deliberazione. Ma in realtà io dovrei presentare prima i modificativi e poi gli aggiuntivi, però in realtà per una maggiore facilità, diciamo, di lettura, forse li vuole presentare in ordine? Come voi preferite? Come lei... Magari le persone che si occupano della verbalizzazione, ditemi voi come preferite. Poi nella votazione magari seguiamo l'ordine. Ah, perfetto. Esatto, adesso lei ripresenta come meglio crede. Perfetto. Dopodiché, benissimo, durante la votazione andremo per ordine, soppressivi, modificativi e aggiuntivi. Era per agevolare il lavoro, perfetto. Dunque, ci troviamo qui nel premesso della deliberazione che... ovviamente è totalmente spaginato rispetto alla proposta. Lo schema di delibera è ovviamente difforme rispetto alla proposta presentata, quindi 1, 2, 3, 4. Al sesto capoverso, dopo la frase che la deliberazione numero 129 del 16/12/2014 dell'Assemblea Capitolina, noi aggiungiamo la frase nata da una proposta di iniziativa popolare. Questo ovviamente nel corso appunto della commissione è emersa la volontà di voler dar risalto che effettivamente tutto ciò che è il percorso relativo agli osservatori si fonda su quella che è la partecipazione della cittadinanza, e quindi è stato richiesto e favorevolmente la commissione ha votato in questo senso. Quindi questo è l'emendamento numero 4 aggiuntivo. Poi abbiamo, io ripartirei a questo punto. La rifaccio nell'ordine che le aggrada per spiegare la delibera, ok? Poi dopo modifichiamo noi mano a mano che vanno in ordine di soppressivo, modificativo, aggiuntivo. Ma lei li svolga durante la sua delibera. Purtroppo avevo il documento che era ovviamente quello finale, nel quale ovviamente recepivo tutte quante le varie osservazioni che non trovo, e quindi me lo devo nuovamente... Comunque è arrivata anche la copia dell'altro emendamento numero 8 proposto dal consigliere Ciancio, quindi sta qui. Prego. Allora, vi chiedo solo, posso un secondo solo, così me li riappunto sul mio documento nuovamente? Sì. Le serve? Sì, 30 secondi. Secondi. Okay. Grazie. Nel frattempo faccio un ringraziamento ai vigili che sono sempre presenti in aula, ma non solo oggi, sempre, quindi mo tocca a voi, con l'occasione lo faccio. E visto che stiamo in registrazione, un saluto alla Presidente Zidoli che mi ha dato l'opportunità di presiedere questo Consiglio. Si può fare anche un ringraziamento di questo tipo nel frattempo? Grazie. Aspettiamo che la consigliere Ariano metta insieme
Presidente, ci vuole raccontare anche una barzelletta? Se vuole nel frattempo, però non la dobbiamo registrare, guardi che poi dopo va su Facebook, tante visualizzazioni prende, mi fate fare pubblicità gratuita dopo. Consigliere Ciancio, può venire un attimo qui al tavolo della presidenza, grazie. Sì, allora, pronti? No, parlavamo anche con il consigliere Ciancio, che nel portare il suo emendamento è stato un attimino modificato e quindi migliorato, e poi dopo lui lo spiegherà, lo leggerà successivamente. Allora, andiamo avanti? Perfetto. Allora, consigliere Ariano. Come precedentemente esposto, tutte le osservazioni che sono state fatte nell'ambito della Commissione hanno portato ad una votazione e quindi alla presentazione in data odierna di quelli che sono appunto gli emendamenti. Gli emendamenti ovviamente non hanno assolutamente modificato l'impianto dello schema della deliberazione che era stata proposta, ma hanno voluto dare un senso di maggiore specificazione rispetto a quelli che erano i contenuti, soprattutto in alcuni passaggi. Io vi posso così insomma riportare che nell'ambito della composizione dell'osservatorio medesimo, il quale appunto è composto da un presidente e da 15 membri scelti e nominati in rappresentanza delle associazioni ed organizzazioni territoriali di volontariato aventi sede, circoli o attività effettiva nel municipio di riferimento e di rappresentanti della comunità cittadina, come previsti al comma 4 dell'articolo 12 dello statuto comunale dell'amministrazione e di AMA SPA, vengono poi appunto elencati, e dunque fanno parte dell'osservatorio il presidente, che appunto può delegare fino a 2 persone, un delegato invece sua in caso di assenza ed un delegato in caso di assenza dell'assessore all'ambiente, appunto,
il presidente ed i vicepresidenti della Commissione Ambiente del Consiglio Municipale, il direttore della Direzione Tecnica Municipale o suo delegato senza diritto di voto, un rappresentante indicato dalla società AMA SPA, e qui inseriamo la frase, che lo compongono in qualità di membri di diritto e che vi partecipano a titolo gratuito. Successivamente abbiamo, rispetto alla frase numero 8 rappresentanti delle componenti civiche, abbiamo aggiunto e i numeri 8 rappresentanti delle componenti civiche individuati a seguito delle consultazioni. Proseguendo sempre nella parte del regolamento, all'articolo 2.2, quinto capoverso, abbiamo decorso il termine della raccolta delle candidature. Il presidente del municipio convoca coloro che ne abbiano fatto richiesta entro i 10 giorni successivi, i quali parteciperanno alle consultazioni riunendosi le volte necessarie, sempre alla presenza del presidente del municipio o di suo delegato e degli altri membri di diritto. La successiva, che è al capoverso successivo, quindi al sesto capoverso, abbiamo al termine dell'ultimo paragrafo inserito questo. Allora, originariamente la frase era così composta: decorsi i termini per la consultazione, il presidente del municipio ha facoltà di nominare i rappresentanti della componente civica dell'osservatorio. Si è preferito specificare e quindi esplicitiamo aggiungendo individuati nell'ambito delle consultazioni su proposta dei membri di diritto. Successivamente, all'articolo 3.1, ultimo capoverso, abbiamo la sostituzione di un paio di frasi. Contestualmente, l'originario impianto della frase prevedeva: contestualmente il segretario invia a tutti i componenti la convocazione a firma del presidente dell'osservatorio via mail dall'account appositamente creato. Il termine segretario viene sostituito dal termine presidente e a firma del presidente dell'osservatorio viene sostituito con le parole a sua firma. Quindi la frase che ne consegue è la seguente: contestualmente il presidente invia a tutti i componenti la convocazione a sua firma via mail dall'account appositamente creato. Poi, mi pare, aspettate, credo di aver terminato. Va bene, perché comunque sì, perché vedevo io, li leggevo anch'io ed effettivamente sono dei passaggi precisi, cambio di nome eccetera, quindi in realtà avevo chiesto appunto alle persone, volevo insomma, a questo punto come anche, fare, quindi è per quello che anche quello del consigliere Ciancio si possa, ecco. Intanto lo può spiegare e poi dopo, visto che ha fatto la modifica, no? Può illustrare, sì. Grazie Presidente. Si trattava di un emendamento aggiuntivo che prevede tra le competenze, erano queste tre parole che hanno suggerito al tavolo della Presidenza, che tra le competenze dell'osservatorio si possa valutare la possibilità di ampliare il servizio di raccolta differenziata porta a porta, che di fatto allo stato attuale prevede per il territorio dell'ex decimo municipio 75.000 utenti serviti, mentre per l'ex nono municipio solo 2.000 utenti serviti. Visto l'esiguo numero, si chiede di ampliare detto servizio complessivamente per tutto il municipio a 100.000 utenti, 25.000 utenti nel territorio dell'ex nono municipio. Questo perché? Perché io
a fronte di un progetto che sta prevedendo dal 2015, dall'ottobre 2015, abbiamo Morena, Centroni, Camporomano, Gregno Sant'Andrea, Vermicino, possono partire con questa raccolta differenziata porta a porta anche i territori di Torre del Fiscale, Villa Fiorelli, i villini a ridosso della Romulia, che sono villini bassi a bassa densità, quindi con le stesse tipologie dell'extra gra, se sono stati questi i criteri per attuare questo servizio. Io fin dall'istituzione di questo servizio ho cercato di ricordare all'Aula che è cosa buona e giusta che un po' dappertutto si inizi con questo servizio. Proprio per questo mi accingo a ci sono altre forze politiche che condividono detto emendamento, oltre al PD che ripetutamente ha cercato di portare avanti questo problema della raccolta differenziata porta a porta. Il territorio è diverso, per omogeneità differente, palazzoni grossi, è vero, però si può anche attuare, visto che nel primo municipio e in altri municipi con stessa tipologia viene attuato il porta a porta. Ritengo cosa semplice che l'osservatorio, che diventa uno strumento importantissimo, quindi metterlo all'ultimo punto del deliberato, al primo punto, tra i compiti di prevedere tra le competenze dell'osservatorio, poi del resto nelle premesse della delibera, è proprio questo l'obiettivo della delibera, che l'osservatorio possa effettuare degli studi che con un atto successivo possa arrivare in aula e ampliare il numero degli utenti serviti. Grazie Presidente. Grazie, grazie Consigliere, serviva il suo intervento, perché quando ha depositato l'emendamento non sembrava pertinente, invece adesso chiede all'osservatorio che si andrà a costituire il fatto di avere appunto una sensibilità e di lavorare anche nell'ex nono, no? Municipio, per quella parte, per aumentare quindi la possibilità di il porta a porta, degli utenti che possono subire il porta a porta. Direi anche, non c'è il mio collega e amico Stritano, avremmo detto anche Statuario Quarto Miglio, che si presta molto a questa possibilità, lo dico io per lui. Allora, quindi adesso andiamo per la discussione, quindi come abbiamo detto prima, sarebbe il caso di integrare gli interventi con la delibera e gli emendamenti che sono stati esposti, così si fa un intervento unico, va bene? Quindi chi vuole intervenire? Consigliere Biondo. Grazie Presidente, sì, chiedo scusa in anticipo se prenderò qualche minuto in più, ma la discussione, essendo cumulata, richiede un approfondimento particolare. E ci tengo ad intervenire perché in Commissione abbiamo fatto un lavoro molto lungo e articolato su questa proposta di deliberazione, e in particolar modo cercherò di fare un'unica discussione anche rispetto agli emendamenti che ha presentato la consigliera Ariano, perché sono appunto scaturiti da quella discussione. Collega, scusi, vale per lei come vale per gli altri eventualmente, visto che accorpiamo, le do un tempo in più, insomma. Grazie. Per poter, no, vale per tutti, insomma, per poter fare tutto insieme. Grazie. E innanzitutto sì, ci tenevo a sottolineare come l'istituzione degli osservatori municipali e comunale per la gestione dei rifiuti sia un percorso che ormai ha qualche anno e nasce appunto, come ricordava la consigliera Ariano, ed è per questo che ho chiesto in commissione di inserire quel passaggio da una proposta di iniziativa popolare nel 2012 da parte di alcune associazioni della nostra città, che hanno posto seriamente per la prima volta all'attenzione dell'amministrazione comunale il tema appunto della gestione dei rifiuti. Si chiamava Verso Rifiuti Zero. A seguito di quella proposta di iniziativa popolare, la scorsa giunta capitolina istituì un tavolo di confronto che portò poi appunto alla delibera 129, che
nonostante insomma forse alcuni della maggioranza non condividano tutte le questioni che sono trattate all'interno di quella delibera, io penso che abbia avuto il merito di mettere un punto finalmente per la prima volta nella nostra città rispetto a un tema tanto sentito ma poco poi esplorato perché di difficile attuazione. E quindi su questo ci tenevo ad inserire il tema appunto della proposta di iniziativa popolare ed è il motivo per cui su questo emendamento sono chiaramente d'accordo e ci tengo appunto a sottolineare l'importanza della delibera 129, anche perché, permettetemi se no la battuta, nelle premesse raccontavamo solo le cose che aveva fatto la Giunta Alemanno e non tutto quello che era stato fatto dopo, e io penso che diciamo non solo non mi trovo d'accordo ma sia poco generoso nei confronti dell'amministrazione Marino. In secondo luogo, per quanto riguarda il lavoro che abbiamo fatto in commissione, sempre in riferimento alla delibera 129, io avrei voluto che di più si marcasse nella parte che nel regolamento riguarda le finalità e gli obiettivi, si riportassero alcune cose in più, perché la mia preoccupazione, nonostante condivida l'utilità dell'istituzione di questo osservatorio, è che poi ci sarà poca capacità da parte dei municipi di incidere sulle scelte e sulle valutazioni che farà questo osservatorio, a maggior ragione in questo momento in cui, mentre i municipi, tutti i municipi di Roma, stanno facendo un percorso verso l'istituzione di questo osservatorio, non ho notizie che lo stesso stia avvenendo in Commissione Capitolina, e invece è importante che questo strumento ci sia anche a livello comunale, perché abbiamo la necessità poi diciamo di dare senso a quello che fanno i municipi se l'osservatorio comunale sarà in grado di recepire le proposte e quindi anche lì capire come procede quell'iter. La terza questione è la questione che riguarda la composizione dell'osservatorio. Io su questo avevo chiesto una cosa in commissione che non è stata accettata e quindi non ho neanche riproposto un emendamento, perché credo negli organismi collegiali, la mia proposta è stata bocciata e quindi ne prendo atto. Però ho posto una questione di merito, ovvero la composizione della commissione prevede chiaramente sia la presenza della maggioranza che dell'opposizione, perché ci sono sia il Presidente che i Vicepresidenti della Commissione Ambiente. Però io penso che questo sia un organismo molto importante, e quale componente della Commissione Ambiente e quale rappresentante in Commissione Ambiente del Partito Democratico, non solo mi sembra strano, ma sinceramente mi dispiace che potenzialmente io potrei non avere mai l'occasione di incontrare i membri dell'osservatorio. E invece penso, se non diciamo andandomi a presentare singolarmente, invece penso che un rapporto istituzionalizzato con tutte le forze anche di opposizione sarebbe stato utile, ma va bene anche così. L'altra cosa che riguarda appunto la nomina dei membri della commissione, sulla quale c'è stata una profonda discussione e per la quale ringrazio la Presidente della Commissione Ambiente, perché su questo abbiamo fatto, seppur negli ultimi momenti, però un lavoro per recepire alcune proposte del Partito Democratico, era che a mio giudizio nel testo precedente, non so se sembrava o era, diciamo che sembrava che gli 8 membri della parte civica venissero nominati a seguito di consultazioni da parte della Presidente del Municipio. Io invece continuo a pensare che soprattutto quando si tratta di questioni così delicate sia necessario che la nomina e le consultazioni vengano fatte da un organismo collegiale. Avevo chiesto che l'organismo collegiale fosse la Commissione Ambiente, proprio per venire incontro anche all'appunto che facevo prima rispetto al fatto che appunto la Commissione Ambiente poi, se non attraverso il Presidente e i Vicepresidenti, non avrà un rapporto diretto con questo osservatorio, ma comunque sono abbastanza soddisfatta della mediazione che abbiamo trovato, ovvero che gli 8 componenti civici saranno nominati dagli altri 7 cosiddetti, mi pare li abbiamo chiamati di diritto.
E quindi questa cosa perlomeno dà la sensazione che le valutazioni, le consultazioni e il giudizio rispetto a chi debbano essere gli 8 rappresentanti delle associazioni territoriali venga fatta perlomeno in modo collegiale e non all'interno di una stanza. Infine, l'ultima cosa, io penso che diciamo, non è specificato qui, però mi preme ripeterlo in quest'aula perché poi appunto quando passeremo alla fase dell'attuazione vorrei insomma che questa cosa venisse tenuta a mente, ovvero che le candidature a presidente, qui noi diciamo nel regolamento viene comunicato l'avvio della raccolta delle candidature, forse dico una banalità ma è sempre bene chiarirlo, io penso che l'avvio delle candidature debba essere fatto con un avviso pubblico in cui vengano chiaramente individuati i curriculum diciamo associativi degli 8 membri ma anche personali di chi si candida ad essere il presidente di questo osservatorio con comprovate esperienze nel settore della gestione dei rifiuti. Un'altra cosa che avevo chiesto e che non è stata ritenuta diciamo, da inserire nel regolamento è che alla fine della pagina 3 al comma 2.2 i candidati alla carica di presidente dell'osservatorio municipale permanente dovranno essere esperti nella gestione dei rifiuti e della sostenibilità ambientale che risiedano od operino nel territorio municipale di riferimento. Io avevo chiesto con le altre opposizioni che venisse specificato un termine di tempo, ad esempio inserire da almeno 2 anni o da almeno 1 anno, questa sarebbe stata una valutazione da fare insieme perché credo che questo limite, che è un limite che oltretutto utilizziamo spesso anche quando facciamo altre nomine di personale esterno all'amministrazione, poteva essere una garanzia innanzitutto del fatto che quella persona conoscesse bene il nostro territorio municipale e secondo poi che fosse veramente espressione di un'associazione che da anni, spesso nel silenzio come sappiamo, opera nel nostro municipio. Anche questo non è stato, anzi su questo c'è stata proprio una votazione contraria e quindi va bene, nel senso che non penso che questo, per questo motivo questo atto abbia un valore minore, ma pensavo che potesse essere una specifica utile. Un'ultimissima cosa che volevo chiedere perché anzi mi scuso però lo stavo guardando adesso, quando al punto 2.2 al secondo capoverso diciamo durante l'assemblea pubblica il presidente del municipio o suo delegato presenta il regolamento dell'osservatorio e comunica l'avvio della raccolta delle candidature, noi qui intendiamo delle candidature sia per fare parte degli 8 componenti civici sia del presidente, ecco infatti immaginavo forse non so se sono oltre tempo massimo, ma dato che penso che su questo siamo d'accordo, potremmo specificarlo in modo che anche all'interno dell'atto sia chiaro che le candidature vengono inviate nello stesso momento. Grazie. Grazie consigliere Biondo. Devo dire che appunto la ringrazio per aver fatto un intervento molto puntuale e molto preciso, quello della realtà, perché effettivamente quello che ha detto risulta essere quello che abbiamo fatto in commissione, quindi è stata molto precisa e questo fa piacere perché si può fare politica senza appunto stravolgere o trovare notizie strane. Questo era un mio apprezzamento personale perché appunto faccio parte della commissione e questo è. Chi vuole intervenire? Collega Guido. Grazie Presidente, cittadini, colleghi. Io intanto vorrei iniziare ringraziando la Presidente della Commissione di riferimento Ariano per il lavoro davvero secondo me strepitoso che ha fatto, sia per il lavoro di mediazione in Commissione che ha lavorato molto bene per lungo tempo, le opposizioni hanno collaborato moltissimo e abbiamo fatto 7 emendamenti che erano di fatto il frutto dell'osservazione giornata in Commissione, quindi io apprezzo davvero questo aspetto. In merito all'osservatorio in senso stretto, penso che possa davvero diventare uno strumento molto importante per questa amministrazione. Sotto questo punto di vista mi dispiace un po' che se ne sia andata la consigliera Cerquoni, insomma, che ha fatto il suo fugone, però io, perché prima sulla risoluzione AMA che io
cioè che io ritenevo certamente giusta, ma quantomai lacunosa, perché molte altre cose in realtà si potevano aggiungere. Quindi col percorso già iniziato, con la conclusione di questo osservatorio, si va, cioè, davvero a completare un quadro cioè molto più omogeneo. Questo volevo spiegarlo, però, cioè, parlando della, cioè, di questa delibera, soprattutto quando diceva lei che non c'era l'attivazione, la partecipazione da parte dei cittadini. Ecco, ora lo dico qua, magari posso rivedere, ma lo dico anche alle altre opposizioni, all'aula tutta. Con questo atto si delibera di istituire l'Osservatorio Municipale Permanente Rifiuti con compito di acquisire informazioni e valutazioni specifiche sulla realtà della gestione dei rifiuti urbani nel territorio di competenza. Poi un organismo dell'amministrazione che potrà proporre studi, monitoraggi con relativi cioè note scientifiche di analisi e di progetto da sottoporre agli organi istituzionali di riferimento. Questo si chiama partecipazione civica. Quindi su un tema così sensibile come la gestione dei rifiuti, cioè io non posso davvero sentire che il Movimento 5 Stelle non va sul grado di partecipazione, eccetera. Per quanto riguarda l'apporto della cittadinanza in senso in senso stretto, anche qui sulla composizione già ha parlato la Presidente Ariano, quindi io non mi ripeto. L'osservatorio non è una consulta, cioè l'osservatorio serve per osservare, sta nel nome stesso. Questo sta a significare che osserva il territorio, fa i suoi studi con i tecnici, con i cittadini tecnici di settore, come già preventivamente detto, con la parte politica interna che è rappresentata dalla presidenza di commissione, quindi presidente, vicepresidente e vicepresidente, integrando in questo anche l'opposizione. E a questo punto, come ho letto prima nel punto del deliberato, proporrà all'amministrazione, quindi passando per la commissione ambiente, su questo voglio rincuorare, perché non è che parte l'osservatorio e fa le cose, deve sempre passare per la commissione ambiente, in parte per conoscenza opportuna della stessa commissione ambiente e in parte perché poi la commissione ambiente, che di fatto fa nascere l'atto, che poi sarà conseguente magari agli studi che hanno fatto i componenti dell'osservatorio, per portarlo poi qua in consiglio, magari con una delibera per iniziare ad agire. E vado in conclusione, l'osservatorio serve per fare degli studi, per proporre delle prassi specifiche, e qui rispondo anche in parte all'emendamento del consigliere Cianzo, di cui già ho discusso prima con lui, cioè che sono d'accordo nella teoria, però l'osservatorio non può decidere se è aumentare per esempio il porta a porta nell'ex nono, cioè cosa che noi auspichiamo tra l'altro. Quindi ho consigliato prima al consigliere Ciancio, che io ho citato, quindi magari può anche rispondere successivamente, proprio l'ho fatto apposta, perché in questo senso può fare degli studi, questo sì, ma poi l'applicazione serve un atto di consiglio, un indirizzo. Io pensavo infatti a una risoluzione che possa indicare ad AMA, cioè di ampliare anche questo servizio. E l'osservatorio secondo me in questo c'ha poco ruolo, perché la fase di studio in realtà ce l'abbiamo già, nel senso che sappiamo già quanti cittadini sono serviti e quanti no nell'ex nono. Quindi là è solo un fatto di applicazione, lì serve l'amministrazione che fa applicare, non serve l'osservatorio che fa lo studio su qualcosa che già sappiamo. E vado davvero in conclusione, forse non ho in realtà nient'altro da aggiungere. Con la votazione successiva, spero, come credo, andrà positivamente anche ascoltando le opposizioni, sul voto di immediata eseguibilità, perché penso che partendo da qua possiamo avere un quadro completo anche rispetto al rapporto che abbiamo costruito con AMA in questi mesi, e in questo va anche l'astensione dell'atto precedente della consigliera Sempre Cerquoni, perché con AMA abbiamo instaurato un rapporto e stiamo cercando di collaborare al meglio, lo stiamo portando avanti e loro si sono dimostrati molto ricettivi. Quindi in questo senso abbiamo molta, molta fiducia nel prossimo futuro, nonostante le mancanze sul territorio siano chiare, siano palesi e ce le portiamo anche da un po' di tempo, anche da diversi anni. Però aggiustare questo aspetto qua non è semplice, speriamo che i cittadini possano darci una mano, questo è il nostro impulso e anche da programma del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie consigliere Guido, se poi lei vedo che punta sulla collega Cerquoni, se vuole gli do il numero di cellulare che così chiarisce direttamente la questione. No, io
a parte altri interventi, dico, stiamo votando una delibera importante, quindi mi fa piacere che ci sia comunque un confronto, una collaborazione, ma penso che sia fondamentale che l'osservatorio sarà spesso e volentieri chiamato a collaborare con la Commissione, quindi penso che sia questo anche il fine di poter utilizzare uno strumento come questo, e quindi l'istituzione dello stesso osservatorio. Chi vuole intervenire? Prima c'era il consigliere Toti, sì, che aveva fatto prima, e poi dopo diamo la parola a Ciancio. Prego, consigliere Toti. Mi sono già espresso rispetto al discorso ambientale e del servizio AMA. E voglio dire però alcune parole vanno aggiunte rispetto a quello che già ho detto precedentemente. Senz'altro il lavoro positivo svolto in questi mesi dalla Commissione rispetto all'AMA e rispetto appunto a questo servizio importante del nostro territorio. E l'osservatorio chiaramente deve andare verso un miglioramento, uno studio per migliorare fortemente quello che è il servizio, la qualità del servizio AMA nel nostro territorio. Come consiglieri che mi hanno preceduto, sia di maggioranza che opposizione, è chiaro che tutti riconoscono che questo servizio ha funzionato negli anni non bene nella città di Roma e del nostro municipio, perciò è un discorso comunque difficile, comunque impegnativo, che noi andremo a fare nell'osservatorio. È chiaro che è importante questo osservatorio perché vede la partecipazione non soltanto dei consiglieri municipali, presidente, assessore, vicepresidenti della commissione, ma vede anche protagonisti cittadini. Ecco, questo è un elemento che io voglio tratteggiare perché fondamentale, perché i cittadini da sempre hanno chiesto attraverso i loro comitati di quartiere di poter partecipare, di essere protagonisti rispetto a questo servizio. Io seguo sui social i presidenti e i cittadini che fanno parte di questi comitati, che ci fanno proposte, fanno denunce, riflessioni rispetto al servizio, di cui senz'altro ne dovremmo tenere conto nell'osservatorio. E l'osservatorio deve essere, io dico, protagonista rispetto a questo confronto con il nostro territorio, e poi per portare, come giustamente ha detto anche il capogruppo di 5 Stelle, in commissione ambiente, perché questa volontà che viene dal basso sia poi una volontà che venga poi recepita dalla commissione e poi venga portata in consiglio, perché è chiaro che io spero che non si perda tempo nei lavori dell'osservatorio, ma si riesca realmente a monitorare quella che è la situazione di questo servizio, e che vengano fatti anche e vengano proposti anche insieme ai cittadini dei correttivi nel dibattito che avverrà nell'osservatorio, in modo che, ecco, appunto questa qualità del servizio migliori nel nostro territorio. Senz'altro, ecco, l'avvio del percorso, come dice la delibera dei rifiuti verso rifiuti zero, il portare al 75% il differenziato entro il 2020, queste sono tutte cose importanti, e il discorso del porta a porta. Io voglio dire, rispetto a questo, ho anch'io firmato come Popolari quell'emendamento, perché ritengo che in questa delibera che noi andiamo a approvare, dove c'è un'esaltazione rispetto alla raccolta di porta a porta, possa essere anche inserito un riferimento a quello che non è stato fatto nel passato rispetto a un servizio così importante come il porta a porta, in quanto
è stata ignorata una parte del territorio, la parte ex 9, dove appunto si è detto vicino al campo della Romulea il discorso importante di Torre del Fiscale, altre zone del territorio ex 9, e io pensavo anch'io a Statuario, a Quartomiglio, a Capannelle, che sono territori dove il porta a porta, voglio dire, è stato negato rispetto alle indicazioni in Lama. È chiaro che io non mi voglio ripetere, però debbo ripetermi, anche se non vorrei, in quanto io spero che questa amministrazione di 5 Stelle a livello cittadino sia sensibile al tema del decentramento e voglia chiaramente condividere questa che è una nostra proposta, l'abbiamo fatta, come ho detto, in campagna elettorale, e io penso che sia molto molto importante quello del decentramento del contratto di servizio, che è possibilissimo a livello municipale, che dia il senso di un maggiore coinvolgimento e poteri decisionali finalmente ai territori, dati ai territori romani rispetto a questo servizio. E poi comunque voglio anche ricordare di emergenze che devono essere portate sul tavolo cittadino, ma non soltanto sul tavolo cittadino, perché riguarda tutto il territorio romano, come l'organico su Maccarese, che purtroppo si dovrà sospendere fra qualche mese, e rispetto a questo ci dovrà essere una risposta forte da parte del Comune di Roma, e anche del trasferimento all'estero dei rifiuti, perché pena del processo di infrazione europea dovremmo pensare pure, perché purtroppo io dico, ci abbiamo pensato in ritardo rispetto alla raccolta differenziata nella città di Roma, e se noi vediamo 2020 il 75%, pensiamo che rispetto ai rifiuti bisogna, ecco, intervenire, e intervenire in modo giusto, in modo che non si creino situazioni emergenziali che già questo territorio e tutta la città di Roma hanno vissuto nell'ultimo periodo. Perciò, ecco, io dico una massima responsabilità, massimo impegno da parte delle istituzioni, insieme senz'altro alla Commissione Ambiente e al Consiglio Municipale, per arrivare a un miglioramento finalmente della qualità del servizio AMA nel nostro territorio. Grazie consigliere Toti. Lei aveva chiesto di intervenire non per fatto personale, per intervento normale. Ok. Ne ha facoltà, ok. No, mi può citare quanto vuole il consigliere di 5 Stelle Roy, non ci sono problemi. Rispetto a questo punto ritengo che è inutile allora approvare l'osservatorio, cioè la costituzione dell'osservatorio, quello è un atto che si poteva fare anche prima, visto che ne deve prendere atto la commissione o l'assessore competente, quindi poteva essere già avviato. Però io leggo istituire l'osservatorio municipale permanente rifiuti con il compito di acquisire informazioni. Bene, io sono convintamente compiaciuto del fatto che un istituto esterno possa certificare quello che noi stiamo dicendo, che il porta a porta ha questa carenza, funziona, ma può funzionare anche in altri luoghi. Quindi, prima acquisizione, valutazione specifica sulla realtà della gestione dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, un organismo dell'amministrazione che potrà produrre studi. Perfetto. Se ci produce uno studio dove dice che complessivamente il territorio, i cittadini, perché poteva valutare se effettivamente funziona o non funziona, bene, lo porta all'attenzione della Commissione Ambiente e si redige un atto. Ma se l'osservatorio produce uno studio che mi dice guarda, è inutile che tu provi a fare il porta a porta alle case popolari che stanno giù in fondo a Via Gallia, non funziona. Oppure mi dice un'altra cosa. Io ci credo, perché abbiamo istituito un osservatorio, ecco perché chiedo che come esempio per valutare il porta a porta l'organismo che stiamo costituendo faccia
questa valutazione come numero uno, come la cosa numero uno, perché noi ci poniamo come obiettivo quello di allargare più possibile il numero di utenti serviti porta a porta. Io naturalmente su tutto il resto che avete collega proposto, Ciancio, le voglio ricordare che lei deve anche intervenire sugli emendamenti, può, Naturalmente su tutto il resto non ci sono problemi, perché penso sia un passo in avanti rispetto a quello che il territorio pretende, cioè siamo in una situazione veramente di degrado generalizzato da questo punto di vista. Sicuramente non è che l'osservatorio ci dirà cose diverse da quello che ogni giorno noi vediamo nelle strade, però c'è un organismo istituzionale che ha il compito di darci delle notizie, a quel punto l'amministrazione non si potrà sottrarre nel mettere più soldi, perché di questo si tratta, perché ampliare il servizio vuol dire fare un contratto di servizio diverso, più costoso. Io mi taccio qua dicendo che votarla complessivamente come è stata predisposta sinora ha un significato, mi sarei permesso di scrivere in fondo al deliberato questa parte, che la rivendico dall'inizio, dall'istituzione della delibera di finanziamento da parte della Regione Lazio. Cioè, al tempo avevo capito che ci volevano più risorse per ampliare il numero di utenti, ed è questo il dilemma: se non ci sono soldi il servizio non si può fare. Poi c'è bisogno pure di un'educazione da parte dell'utenza a eseguire bene il porta a porta e tutto il resto, perché la mattina che io vedo con le macchine che invece di lasciare le buste le buttano dal finestrino dalla macchina, è un segno di inciviltà che vorrei invece che dalla scuola primaria si partisse con un'educazione puntuale e precisa rispetto alla raccolta differenziata. Forse dovranno passare molti anni, però questa è l'unica strada per trovare nuove risorse dai rifiuti e dallo smaltimento corretto che si può attuare in tutta la città di Roma e in tutta Italia. Diversamente andremo verso un inquinamento totale di quello che è il nostro pianeta, e già del resto lo vediamo sotto gli occhi di tutti, basta guardare in giro e vediamo in tutti i posti i sacchetti che vengono buttati dal finestrino della macchina in prossimità di cassonetti diversi da quelli che magari vengono attuati fuori dall'extragra. Grazie. Grazie consigliere Ciancio, come dice lei giustamente c'è un nuovo sport che sta imperversando, poi se restringono pure i cassonetti diventa pure più difficile fare centro, quindi prossimamente faranno parte anche delle Olimpiadi chi fa questo. E chi vuole intervenire ancora? Sicuro? Consigliere Giannone? Sì, la vedo convinto, sì, ok. Sì, grazie Presidente. Sì, no, facciamo. No, volevo. Volete chiacchierarvi un pochettino? No, volevo solamente. No, se vi serve. Volevo solamente fare una osservazione sul fatto che sicuramente ci vogliono più soldi, cioè più soldi ci sono, meglio è. Forse bisognerebbe anche usarli meglio, perché come si dice, consigliere, articolo quinto, chi ha i soldi ha vinto, quindi se ci stanno i soldi, certo. Mi piacerebbe anche, insomma, che oltre ad averne di più, qualora se ne potessero avere, ma siccome non è sempre possibile avere tutti i soldi che si desiderano per fare naturalmente azioni migliorative, certamente, ma tuttavia le risorse sono finite e quindi bisogna usarle meglio, quindi sostanzialmente bisogna andare a capire dove andarle a utilizzare, quindi non è che basta avere dei soldi, e non voglio chiudo qui, ma quindi significa saperli utilizzare, ovvero utilizzarli lì dove diventano più efficienti, cioè dove l'utilizzo delle stesse risorse riesce a far ottenere risultati in numero maggiore o di migliore qualità, e quindi risolvere il problema. Quindi sostanzialmente
se vogliamo, l'osservatorio io lo vedo come uno strumento a supporto, d'altronde gli osservatori permanenti, recito articolo 12 del nostro regolamento, sono organismi consultivi, ok, quindi per acquisire informazioni e valutazioni specifiche su singoli problemi. Quindi vuol dire che bene se c'è un organismo specifico, cioè che ha questa specificità di analizzare e valutare un fenomeno che, permettetemi, se non fosse stato così complesso e articolato, forse si sarebbe già risolto. Invece evidentemente ha una complessità ovvia, sto dicendo una banalità naturalmente, ma ha una complessità in termini sia strutturali ma anche numerici, perché agiamo su centinaia di migliaia di persone, quindi sui comportamenti di centinaia di migliaia di persone, che naturalmente devono essere conformati in un certo modo affinché il servizio poi venga effettuato. Quindi non basta naturalmente che ci siano le risorse, le persone, ma che queste debbano essere organizzate, che funzionino in una certa maniera secondo dei processi di raccolta, dei tempi, delle modalità che siano naturalmente poi vagliate anche in funzione di quelle che sono le specificità di ogni singolo territorio. L'abbiamo già analizzato anche nelle commissioni fatte, la struttura territoriale e del nostro municipio è totalmente diversa. Questo implica anche un comportamento diverso nei confronti del conferimento dei rifiuti. Ci sono spazi, ci sono modalità differenti, e queste vanno tenute in conto. Chi lo può fare? La commissione? Probabilmente no, perché la commissione ha uno spettro di tematiche da seguire molto ampio, e quindi un problema così sensibile, così rilevante, non può essere tenuto sotto controllo dalla commissione. Quindi abbiamo individuato la necessità di istituire un osservatorio con la finalità di approfondire, quindi con la finalità di entrare nel merito di procedure anche operative, no? Per cui bisogna monitorare le utenze commerciali, i processi di raccolta, quelle che sono le criticità che vengono rilevate, ma non nella loro puntualità, ma in un discorso di analisi più sistemica, per individuare possibili soluzioni da proporre poi o in sede municipale, se ricadono nelle competenze, dubito, del municipio, ma piuttosto a livello anche comunale, quindi con quelle che sono i livelli, diciamo, decisionali al momento. Quindi regole di conferimento, bisognerebbe pure pensare a delle regole di conferimento a cui i cittadini debbono sottostare. Abbiamo esperienze di tante città d'Italia dove la differenziata funziona. Vantaggi, svantaggi, come è stato realizzato, qual è stato il percorso, lo vogliamo studiare? Potrebbe essere un suggerimento. E poi naturalmente formazione e informazione, su questo sono d'accordo che è la scuola il primo punto dove ciò deve avvenire, e in merito ho intenzione naturalmente di proseguire questo discorso essendo appunto presidente della commissione scuola. Quindi sostanzialmente si poteva far prima, si poteva istituire prima questo osservatorio? Forse sì, non lo so, forse no, certamente richiede la definizione di questo regolamento ha richiesto comunque innanzitutto l'approfondimento, l'apprendere certe tematiche, certe dinamiche che ci sono state raccontate appunto nelle commissioni che abbiamo fatto, in cui abbiamo invitato i referenti AMA affinché ci spiegassero. E poi vorrei ricordare, giusto en passant, una memoria di giunta del 14 dicembre che ha come oggetto il completamento del progetto di raccolta porta a porta, in cui nella parte, diciamo, di memoria, no, la giunta del municipio Roma VII ritiene necessario addivenire con AMA SPA in tempi brevi al completamento del progetto di raccolta porta a porta nelle zone extragra ancora non interessate dal servizio, e prevedere inoltre l'avvio della raccolta differenziata porta a porta per i quartieri Statuario, Quarto Miglio e Tor Fiscale che dal punto di vista urbanistico presentano le caratteristiche utili e necessarie a tale avvio. Mi risulta che siano ex nono. Quindi è un primo,
tor fiscale, sì. È chiaramente un primo step. Perché questi quartieri? Perché abbiamo saputo anche questo da AMA, che sono i quartieri in cui più rapidamente si può implementare il porta a porta, ma questo non esclude che il porta a porta possa chiaramente essere esteso, anzi dovrà essere esteso, e questo naturalmente fa parte del programma del Movimento 5 Stelle, linee programmatiche, per cui noi ci aspettiamo come consiglieri che il programma venga portato avanti, e noi stessi chiaramente siamo tenuti a che il programma venga portato avanti. Quindi sostanzialmente mi sento fiducioso nel pensare che questa impostazione che ci siamo dati possa portare a dei risultati proficui. Evidentemente non ci aspetteremmo nell'immediato, perché come dicevo prima il problema è complesso, ma un avvio di risoluzione sicuramente con questa deliberazione è stato dato. Grazie. Grazie consigliere Giannone, è sempre molto equilibrato quando fa il suo intervento, è un piacere. E ci sono altri interventi? Lei consigliere Biondo può fare quello che vuole, dica. E chiedo all'Aula se questo possa essere compreso e condiviso. Posso riguardo? No, dico chiedo all'Aula perché di qua sono 3-4, quindi mi devo guardare per forza dall'altra parte. Quindi facciamo questi 4 minuti, 3 e mezzo? Mi sembra che la consigliera abbia chiesto una cosa che può essere utile, dico, confrontarci. No, per noi non va bene i 5 minuti assolutamente di confronto, perché insomma... Ok, allora sospendo 5 minuti. Riprendiamo il consiglio. Allora, mi date quell'emendamento che io... Consigliera Biondo, lo leggo io o lo vuole leggere lei? No, mi dica. Perché io devo mettere gli occhiali, eh? Allora, questo è il numero 9 di emendamento, quindi abbiamo avuto la regolarità tecnica, giusto? Quindi ok, da parte degli uffici, perfetto, del direttore. Quindi regolamento è questo emendamento aggiuntivo, che all'articolo 2.2, secondo capoverso, dopo le parole della raccolta delle candidature, si aggiunge il seguente periodo, quindi aperte virgolette, alla carica di... vice, di carica di presidente e di rappresentanti delle componenti civiche. Questo è l'emendamento. Lo rileggo? Che articolo 2.2, quindi secondo capoverso, dopo le parole della raccolta delle candidature, si aggiunge il seguente periodo alla carica di presidente e di rappresentanti delle componenti civiche. Ho detto bene, consigliere Biondo? Ok. Quindi su questo penso che si possa, vogliamo fare degli interventi oppure proseguiamo sempre con il meccanismo di prima, che intervento compresi gli emendamenti, quindi c'è qualcun altro che vuole dire una cosa al volo? Piccola piccola? Ok. Sì, velocissimamente ringrazio tutti per aver accolto questo emendamento che non cambia il senso della delibera, ma dato che a mio avviso non era chiarissimo, io parto sempre dal presupposto che se non è chiaro a me, che ho avuto la possibilità di studiarlo a casa e di andare in commissione, a maggior ragione potrebbe non essere chiaro per un cittadino che accede ai nostri atti, e quindi sono sempre dell'opinione che dove si può semplificare va fatto. Grazie. Giustamente, come dico io, se capisco io capiscono tutti, quindi giustamente dice lei, se abbiamo la possibilità è meglio. Allora, continuiamo con gli interventi, c'è qualche altro intervento legato alla delibera, agli emendamenti complessivi? Siamo fermati con quello di Ciancio, il consigliere Ciancio, se ce ne sono altri è bene, se no andiamo alla votazione quindi degli emendamenti, no? Ah, prima dichiarazione di voto, ok. No, scusate. Allora sì, quindi dichiarazione di voto
degli emendamenti uno per uno, ok? Così almeno facciamo la sequenza come deve essere fatta. Allora, quindi il primo emendamento è modificativo, ok? Quindi dichiarazione di voto, c'è una dichiarazione di qualcuno che può fare dichiarazione di voto o andiamo direttamente alla votazione? Andiamo direttamente alla votazione. Chi è favorevole a questo emendamento modificativo numero 1? Chi è favorevole? Ok, contrari? Astenuti? Ok, quindi l'emendamento è approvato con 18 voti favorevoli e all'unanimità dei presenti. Ok. Numero 2, secondo emendamento, sempre modificativo, se ci sono dichiarazioni di voto, no, diciamo che siamo molto espliciti, e andiamo alla votazione. Chi è favorevole? Ok, chi è contrario? Chi è astenuto? Quindi come prima immagino che ci siano gli stessi numeri, emendamento approvato. Andiamo al 3. Che è sempre modificativo, quindi sempre non chiedo chi dichiarazione di voto, ma la votazione, chi è favorevole? Chi è contrario? E chi astenuto? Io alzo sempre la manina, ho preso abitudine a fare... Approvato con 18 voti anche questo. Emendamento numero 4. Che lo dobbiamo trovare, eh? Ce l'abbiamo. Sempre aggiuntivo, perché a noi ci piace aggiungere, non togliere. Chi è favorevole a questo emendamento aggiuntivo? Chi è contrario? Astenuto? Volevo trovare un astenuto, non riesco a trovarlo, un astenuto. Va bene, quindi approvato l'emendamento numero 5. 4. Andiamo al 5, sempre aggiuntivo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Niente, non ci riusciamo. Prima... Quindi, approvato l'emendamento numero 5, passiamo al sesto emendamento che è ovviamente anche questo aggiuntivo. Chi è favorevole? Contrario? Astenuti? Quindi approvato. Numero 7, aggiuntivo anche lui. Chi è favorevole a questo emendamento? Contrari? Astenuti? Andiamo in linea. Oh, adesso abbiamo l'emendamento numero 8, che è aggiuntivo, che è del consigliere Ciancio, quindi sono finiti quelli... Ciancio e Biondo, sì, e Todi, scusate, quindi Ciancio, Biondo e Todi. Sono finiti quelli appunto a firma Ariano, adesso c'è l'ottavo emendamento aggiuntivo. Chi è favorevole a questo emendamento? Ah, c'è, scusate, sì, però ho preso il ritmo io, quindi pensavo che non ci fossero le dichiarazioni di voto, ma in questo caso c'è una dichiarazione di voto. Chi fa la dichiarazione di voto? Lei, consigliere Ariano, prego. Grazie Presidente, consiglieri, semplicemente ad esplicitare quello che sarà il voto appunto del Movimento 5 Stelle, in quanto come già ben indicato sia dai colleghi dei consiglieri Guido che dal consigliere Giannone, la nostra giunta ha già previsto con un verbale datato 14 dicembre un avvio della valutazione di quelle che sono l'estensione del porta a porta, proprio valutando le specifiche
le specificità dei territori che a livello urbanistico maggiormente si presterebbe un'estensione quanto più insomma, diciamo, agevole da parte di AMA. E diciamo, da parte mia, in qualità di Presidente della Commissione, insomma, è giusto insomma, dire che evidentemente sulla stregua e quindi sulla base di questo atto si è avviato con AMA un tavolo proprio in relazione allo studio di fattibilità, e quindi stiamo attendendo delle risposte. Quindi ad ulteriore specificazione vi diciamo questo, e il nostro voto sarà insomma non favore, sarà contrario. Cara consigliera, è stata molto esplicita. Altre dichiarazioni di voto? Chi la fa? Grazie Presidente. Prima lei mi deve fare del dito e poi, se no io non so chi è. No, prego, va. No, naturalmente ribadisco il fatto che sostanzialmente è un emendamento che congruente rispetto all'osservatorio che stiamo facendo, anzi molto congruente. La risposta e le motivazioni del Movimento 5 Stelle non possono assolutamente essere plausibili in una situazione in cui l'obiettivo fondamentale della delibera è proprio quello. Poi ci può essere una memoria di giunta, ma a sostegno di una memoria di giunta ci può essere uno studio formulato dall'osservatorio, ben venga. Non capisco questa puntualizzazione estrema del fatto che già abbiamo preso coscienza di molte cose, abbiamo preso coscienza, eppure aspettiamo che l'osservatorio faccia le proprie analisi e i propri studi, se è per questo che l'abbiamo fatto. Ci può essere una memoria di giunta, ma io ve ne posso citare 17 memorie di giunta disattese allo stato attuale, però si aspetta, non serviva allora istituire l'osservatorio. Io sono rammaricato di questa eccessiva, come dire, l'ha fatta quasi un fatto personale, no, smettiamola di dire cose personali perché l'ha fatto A o B o C. Forse può essere antipatico il consigliere che puntualizza sempre tutto, d'ora in poi potrei anche starmene zitto, perché su ogni argomento che vuole il PD o il sottoscritto evidenziare una lacuna o un problema c'è un rifiuto tout court su tutto, una chiusura. Domandiamoci il perché lo fanno, lo faccio mica perché ho interessi o lo faccio per migliorare le cose. Quindi se il Movimento 5 Stelle è vero che ha l'interesse di promuovere azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita per i cittadini, non può che convenire sulle proposte fatte da chi e valutarle nel merito. Non mi sembra che sia stata valutata nel merito, proprio per cui io naturalmente il PD e le forze politiche che hanno predisposto questo emendamento l'hanno predisposto con analisi puntuale rispetto a quella che la delibera. L'osservatorio può redigere uno studio urgente che sottopone alla Commissione per presentare un atto relativo, un atto pesante, perché è un atto che vuol dire che dovrà impegnare più spese per fare una raccolta più allargata. Quindi proprio per questo c'è bisogno di uno studio serio che ci dica, guardate, c'è bisogno di fare questo anche lì a Villa Fiorelli, anche a Via Luni o peraltro a Statuario Capannelle, che hanno la stessa tipologia. Non basta scriverlo, ma ci vuole un atto deliberativo in cui si impegna il municipio per far sì che l'assessore trova le risorse per allargare il servizio. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Rimane eventualmente, ha detto che è favorevole ovviamente, ma che dico, che rimane eventualmente l'ultimo intervento di dichiarazione di voto se lo vuole fare il consigliere Toti, perché è l'ultimo gruppo che è rimasto, se vuole, non è costretto consigliere, lo vuole fare? Io sono d'accordo rispetto a questo, è un'accentuazione, io capisco che c'è già un'indicazione da parte di questa maggioranza, era chiaramente aggiuntivo rispetto a questo e per questo io l'ho firmato. Grazie consigliere Toti, come sempre preciso. Allora, quindi sono finite le dichiarazioni di voto, si va alla votazione di questo emendamento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Posso guardare di là? No, devo guardare di qua ovviamente. Chi si astiene? Quindi l'emendamento numero 8
è respinto con la seguente votazione: 5 favorevoli e 13 contrari. Emendamento numero 9, aggiuntivo. Quindi dichiarazione di voto, quello a firma Biondo, per capirci, l'ultimo. Dichiarazioni di voto ce ne sono? Vado avanti? Ok, quindi votazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Ok, quindi emendamento approvato all'unanimità, emendamento numero 9 aggiuntivo, ok, con 18 voti. Adesso ovviamente andiamo a dichiarazione di voto della delibera emendata con ben 9 emendamenti, ok, quindi per essere chiari. Dichiarazione di voto. Chi è che vuole iniziare a fare la dichiarazione di voto? È tutto chiaro? Non dobbiamo dichiarare, è chiaro? Andiamo alla votazione. Chi è? Ecco, è tempo proprio adesso, è arrivato il messaggio, l'intempo in tempo. Lei può intervenire, consigliere. Sì, volevo ribadire che nonostante alcune perplessità, che sono però legittime in una discussione, il Partito Democratico voterà favorevolmente quest'atto, perché pensiamo che il percorso di partecipazione che si è avviato qualche anno fa è giusto che si concluda positivamente. Su questo permettetemi una battuta: nonostante qualche cosa sulla quale non siamo d'accordo, il PD vota favorevolmente, a differenza della nostra sindaca Virginia Raggi, che nel 2014 sulla delibera 129 si è astenuta. Su questo io chiedo a tutta l'Aula, ciascuno per le proprie competenze, di impegnare la Giunta e il Sindaco a rivedere la propria posizione e quanto prima ad approvare una delibera di Giunta Capitolina per l'approvazione di un osservatorio comunale. Grazie. Va bene, consigliera, è stata puntuale e precisa per dire la notizia che ce l'aveva, diciamo, con l'asso nella manica. E altre dichiarazioni di voto, immagino? Nessuno interviene? Consigliere Doti nel frattempo. Ho già espresso la mia positività rispetto a questa delibera. E l'osservatorio vede al centro l'istituzione, ma soprattutto vede al centro il discorso civico, il vario associazionismo territoriale, i comitati di quartiere. Perciò insieme, per dare una nuova indicazione il più possibile di qualità del servizio del nostro municipio. Perciò senz'altro un buon lavoro all'osservatorio, momento importante oggi nel dibattito municipale, andiamo appunto ad approvare un qualche cosa che io penso che darà un servizio molto serio ai cittadini del nostro territorio. Grazie consigliere, come vede abbiamo dedicato molto tempo della seduta a questo argomento, perché è importante e quindi è stato ampiamente dibattuto. Vedo che c'è l'intervento del consigliere Guido. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà chiaramente a favore, anche per quanto detto, insomma, fino a questo momento. E alcune precisazioni: la delibera 129 non ha avuto seguito. E quindi è stata istituita a livello comunale questa cosa qua, che però non ha funzionato, visto che ci piace ricordare gli atti fatti eccetera eccetera, 2013, 14 e 15. Cioè, voglio anche ricordare che la settimana scorsa la Giunta Capitolina ha deliberato per istituire il forum ambiente, magari forum ambiente, potete andare a controllare che cos'è. In ultimo volevo dire la questione dell'emendamento di prima, mi perdonerete questa piccola. Allora, si chiedeva, cioè, di fare uno studio, che io trovo anche legittimo, però su un caso specifico, cioè nel qual caso dell'ex nono. Però questa è una lì,
è una delibera generale che prevede una serie di studi, eccetera. Perché andare a integrare un singolo studio di un singolo territorio dentro una delibera generale? Non c'ha alcun senso. Cioè, quello si farà perché si farà, ma si farà successivamente. Grazie, consigliere. Grazie, scusate, io ho permesso naturalmente a favore per tutta la delibera. Sì, sì. Ho permesso prima a una parte e all'altra, anche se in dichiarazione di voto, di poter commentare. Se non lo permetto a uno, lo permetto anche all'altro. Quindi mi sembrava per equità dare anche al consigliere Guido la possibilità di rispondere alla battuta fatta prima dalla consigliera. Ok, quindi ci sono altre dichiarazioni? No, perché abbiamo fatto tutti i gruppi politici. Ok, quindi si vota la delibera emendata. Chi è favorevole alla delibera? Chi è contrario? E chi si astiene? Nessuno. Quindi la delibera viene approvata con i suoi emendamenti con 18 voti favorevoli. Sì, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è ovviamente favorevole? Contrario? Astenuto? 18 su 18, ok, a posto. Concessa. Andiamo ovviamente al punto successivo. Proposta di risoluzione di iniziativa dei consiglieri Rinaldi, Principato, Giannone, De Chiara, Lazzari, Guido, Tosatti, Giuliano, Toti e la Zazzera, avente ad oggetto messa in sicurezza di via Anagnina. Allora, chi è che illustra l'atto? Consigliere Rinaldi, a lei la parola. Allora, buongiorno a tutti, grazie. Dunque, questa risoluzione è un lavoro che viene da un lavoro di commissione, non di una commissione ma di quattro. Se si avvicina un pochino al microfono non si sente. Commissioni, sì. Acceso. Commissioni, quindi lavoro di commissione e con il contributo anche della polizia locale è stato elaborato, appunto, tenendo presente i dati di incidentalità forniti, appunto, dalla polizia locale, in particolar modo quelli anche presentati dal gruppo tuscolano, e si basava, appunto, sulla frequenza degli incidenti e poneva il focus, diciamo, su quelli che vedevano coinvolti pedoni più che, diciamo, automobilisti o comunque. E da quello che è venuto fuori è che, pur essendo, diciamo, come entità circa la metà delle altre due strade come la Tuscolana e l'Appia, la via Anagnina era quella che, insomma, presentava casi critici, insomma, nel periodo analizzato, che è dal 2011. Questi sono i dati che ha consegnato la polizia locale, che abbiamo anche rielaborato per avere delle visioni particolari su specifici criticità. E praticamente, appunto, pur essendo lunga la metà rispetto a quelle altre consolari, che sono sempre di competenza del municipio, abbiamo visto che gli incidenti, insomma, di questo tipo erano molto frequenti. Oltre a questo, questa è una risoluzione che viene, diciamo, c'è una genesi abbastanza lunga, perché si è cominciato a parlare di questo già a novembre del 2008 e praticamente, insomma, dal territorio anche, che è stato comunque coinvolto, perché è stato, diciamo, abbiamo avuto anche dai comitati di quartiere alcune segnalazioni sulla necessità di intervenire su questa strada, e ovviamente ognuno per la sua parte, quindi, visto che la strada comunque per la nostra competenza inizia dai piedi di Grotta Ferrata, praticamente da Vermicino, e abbiamo fatto questa risoluzione sulla quale hanno contribuito tutte le forze in commissione, e che, per chiarezza, magari procederei anche a leggere, magari, se non... Consigliere, se lei però riesce ad avere un tono più, penso che no, o si avvicina al microfono, perché io già la sento a malapena, pure gli altri. Vabbè, poi può leggere tutto quello che vuole. Per le persone, diciamo, perché è alto, dobbiamo abbassare. Ok. Volevo, insomma, ecco, proseguire nel leggerla, perché comunque è abbastanza articolata, e quindi, vabbè.
Quindi, premesso che la via Nagnina è una strada consolare di grande viabilità che collega Roma con i castelli Romani e Ciampino e nonostante sia un'arteria di scorrimento veloce, lambisce in alcuni casi taglia in due i quartieri periferici extra-gra. La via Nagnina è una delle strade d'Italia con il più alto indice di incidenti stradali. Su tale strada sono posizionate diverse fermate dei mezzi pubblici ATAC e Cotral. La sua pericolosità nasce dai possibili e necessari attraversamenti pedonali dei cittadini che utilizzano il mezzo pubblico e della mancanza di manutenzione della segnaletica orizzontale, che nella maggior parte dei casi risulta poco visibile ai mezzi che transitano sulla via Nagnina. Considerato che molti tratti della via Nagnina non sono ancora illuminati nelle zone densamente urbanizzate, l'apertura del sottopasso tra Ikea e via Gasperina ha ulteriormente aggravato la pericolosità dell'attraversamento pedonale semaforico, spostandolo 50 metri più avanti in un'area priva di illuminazione. Altri attraversamenti semaforici, Ericsson, Campo Romano, sono privi di illuminazione. Inoltre, molte fermate dei mezzi pubblici sono prive di illuminazione di marciapiede, salvapedone e di pensiline di protezione. I marciapiedi esistenti, soprattutto quelli interessati da alberature nei tratti densamente urbanizzati, necessitano di manutenzione urgente, in particolare in prossimità degli incroci. In prossimità di via Seminara, dove si svolge un mercatino settimanale molto frequentato, non ci sono le strisce pedonali che consentono ai cittadini del quartiere l'attraversamento in sicurezza. Da gennaio 2014 ad oggi si sono già registrati 3 incidenti mortali nel tratto di via Nagnina che va dall'incrocio con via dei Sette Metri all'incrocio con via Gasperina. Salto la lista degli incidenti mortali perché comunque ce ne sono aggiunti altri nell'ultimo periodo, non mortali ma comunque rilevanti. La morfologia pressoché rettilinea dell'asse stradale consente un transito a velocità sostenuta, soprattutto negli orari in cui i pochi semafori presenti sono lampeggianti o addirittura spenti. Tenuto conto che il Consiglio dell'ex decimo municipio il 27 novembre 2008 ha approvato all'unanimità la risoluzione numero 25 con cui si chiedeva la messa in sicurezza della via Nagnina, ma nulla di quanto richiesto è stato a tutt'oggi attuato, il Consiglio del Municipio 7 risolve di impegnare la Presidente e l'assessore competente ad attivarsi con urgenza presso il Sindaco e gli assessori capitolini competenti affinché sia messa in sicurezza la via Nagnina nel tratto di competenza municipale al fine di garantire l'incolumità dei pedoni. In particolare che sia regolarmente manutenuta la segnaletica orizzontale in prossimità delle fermate del trasporto pubblico locale, dei semafori pedonali e delle zone abitate. Per quanto riguarda le fermate, si intervenga presso gli uffici competenti al fine di realizzare le opere necessarie alla protezione e salvaguardia dell'utenza quali adeguata illuminazione, parapedonali, pensiline e isole salvapersone. Gli attraversamenti pedonali siano evidenziati con lampeggiatori ottici così da segnalarne la presenza anche a distanza. Ove necessario si è garantito lo sfoltimento del verde a vantaggio di un'adeguata visibilità ed il piano utilizzo dei marciapiedi. Gli attraversamenti pedonali siano realizzati in materiale termoplastico preformato posato sull'asfalto su una banda di colore rosso o azzurro al fine di aumentarne la visibilità, ridurne l'usura ed i relativi costi di manutenzione. In prossimità degli attraversamenti pedonali, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli incroci con centri abitati si è aumentata e resa più evidente la segnaletica verticale per la riduzione della velocità. Si attivi presso il gestore degli impianti di illuminazione pubblica affinché questi ne garantisca la piena efficienza e ripristini eventuali guasti senza ritardo. Siano utilizzati semafori detti di velocità o dissuasori anche nelle ore notturne al fine di rallentare la velocità dei veicoli in transito. A supporto degli agenti di polizia addetti al controllo del traffico si dotino gli impianti semaforici di sistemi di rilevamento della velocità o passaggio con rosso, ovvero sistemi autovelox o fotored, anche utilizzando strutture a traliccio. Sia regolamentata con impianto semaforico la svolta a sinistra da via Nagnina verso via di Campo Romano per i veicoli provenienti da Roma Centro. Il testo della... Ecco, quindi dicevo, io avrei concluso l'esposizione, la lettura mi è sembrata abbastanza chiara. La vedo convinta, quindi io sto a posto. Nel senso che... altro da aggiungere, insomma, a parte quello che ho già detto. Rosa Lenzo. Grazie consigliere... Rinaldi. Allora, questo è un altro atto importante che al di là insomma della questione politica è un atto che questo municipio insomma ci ha lavorato anche come commissione e quindi devo prendere atto che il presidente Rinaldi lo ha esposto nella sua totalità. Chi vuole intervenire? Nessuno ha da dire qualcosa su questo argomento, mi sembra strano. Ha già detto tutto il presidente della commissione? Va bene, allora io prendo atto che non ci sono ulteriori interventi. Andiamo, vuole intervenire laggiù? No. Andiamo in
interviene? Consigliere Guido, lei ha salvato la serata, prego. Possiamo lasciare questo argomento prego. Importante, Presidente. A lei, a lei. C'è questo intervento di presentazione. Allora, io il mio intervento a cui il mio intervento prevede tre punti. Il primo è un ringraziamento alla Polizia Locale, perché sia del gruppo Tuscolano sia Appio, che adesso stanno in fase di unificazione, perché dalla scorsa estate praticamente abbiamo iniziato un percorso cioè grazie al quale e grazie ai dati fornitici dal gruppo di Polizia Locale sugli indici di incidentalità delle varie zone del municipio, sia ex nono, ex decimo, adesso per semplicità diremo settimo, parti di Appio e Tuscolano, no? E abbiamo anche a livello statistico potuto appurare la pericolosità di accidenti di alcuni tratti e in base al numero di veicoli in percorrenza per le date strade, poi il numero di incidenti secondo diversi criteri, quali per esempio l'andata al pronto soccorso, quali per esempio gli orari notturni, diurni, eccetera. Quindi è anche uno studio abbastanza complesso che è stato portato in commissione anche più volte, forse 4 o 5 addirittura. Quindi è stato davvero è un lavoro di mesi che ci ha consentito però di portare alla luce questo atto. Perché quel tratto di Venagnina di cui parlava il presidente Rinaldi prima? Perché da questi dati è emerso questo grado di pericolosità, che naturalmente si riscontra anche in altre zone del municipio, però in quel tratto particolare, per gli indici che ho detto poc'anzi, è molto più sentito. Inoltre sono circa 12-13 anni che quel tratto non viene minimamente toccato a livello di lavori pubblici, quindi anche un po' di messa in sicurezza, eccetera. È un tratto molto veloce, è molto pericoloso, soprattutto di notte. Il quadro quindi più o meno è quello che già ho espresso. È ovvio che per fare tutti gli interventi di cui parlava il Presidente Rinaldi servono dei fondi. Sappiamo che quel tratto di strada, con precisione, non è di competenza municipale, ovviamente, perché è una strada di lunga percorribilità e ad alta percorribilità, e quindi è pertinente al Dipartimento, e quindi anche per parte di bilancio è pertinente alle voci di bilancio specifiche del Dipartimento. Quindi diciamo che il Dipartimento su quella voce di bilancio, ci ricordo intanto che il bilancio del Comune di Roma da alcuni mesi, da quando è stato fatto, è pubblico, è sul sito, su una piattaforma che si chiama Open Bilancio, quindi tutti possono controllare queste cose, come da Impulso 5 Stelle naturalmente, ma non solo, perché è una cosa dovuta a tutti i cittadini. I soldi che sono disponibili su quella voce di bilancio dipartimentale possono naturalmente andare nell'uno o nell'altro municipio, quindi a seconda dell'urgenza, della priorità e anche del grado di pressione essenzialmente. Quindi io spero che con questo atto, nel caso venga votato anche all'unanimità, noi possiamo avere una leva, quindi una forza maggiore per attrarre questi fondi in questa parte del territorio, per fare l'intervento che prima esplicava bene il Presidente Rinaldi. È ovvio che possiamo anche non riuscire in questa cosa, perché magari poi i soldi ci andranno presso un altro municipio oppure a livello centrale da un'altra parte, però certamente non provarci sarebbe stato davvero una grossa mancanza da parte nostra come istituzione del municipio settimo. Nel caso i soldi possano venire davvero qui, potremmo sistemare un tratto di strada, un'arteria primaria del nostro municipio che si contraddistingue per morti, incidenti, in maniera anche ingente, come emerso dai dati che gentilmente ci hanno fornito anche, come detto prima, il Corpo di Polizia Locale. Grazie. Grazie consigliere Guido Roi. È il secondo complimento che facciamo oggi ai vigili, non capita spesso e quindi meritati. E chi vuole intervenire ancora sull'argomento? Nessuno? Principato, lei ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Io volevo ulteriormente sottolineare il gran lavoro che è stato fatto dagli uffici della Polizia Locale
che ci ha fornito dei dati assolutamente di dettaglio, per la cui analisi, come hanno detto precedentemente i miei colleghi, si sono svolte più commissioni lavori pubblici. Però estenderei il ringraziamento anche per il lavoro e per il contributo che è arrivato da parte dell'ufficio tecnico, più volte anch'esso presente all'interno delle commissioni. Vorrei concludere brevemente dicendo che siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato svolto e ci auguriamo che in tempi ragionevoli si possa intervenire su un problema annoso che, come ricordavano i miei colleghi prima, ha causato diverse vittime sul nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Principato. Altri interventi? Non ci sono? Sì, Todi. Lei in tempo un tempo. Sì, anche io partecipo a questa commissione, commissione che insieme, come hanno ricordato i colleghi, insieme con l'UOT del municipio, insieme con la polizia locale, ha lavorato su quella che è la messa in sicurezza complessiva delle strade nel nostro municipio e ha acceso i fari su via Anagnina. Io ho fatto presente anche che c'è via Tuscolana e via Appia Nuova. Io ho i report che ci hanno portato i vigili rispetto a questo. Su via Tuscolana nel 2016 101 feriti, su via Appia Nuova 52, 50 sulla Nagnina, però sulla Nagnina c'è stato anche un morto, a differenza delle altre vie nell'anno 2016. E poi, come qualche consigliere che mi ha preceduto ha detto, è un tratto specifico quello della via Nagnina, come è stato tratteggiato anche nella risoluzione. È un tratto limitato che però vede una forte precarietà in termini di sicurezza e c'è appunto la carenza di illuminazione che qui viene chiaramente in questa risoluzione che anch'io ho firmato. Vengono tratteggiati questi punti, il discorso dell'illuminazione in una zona densamente urbanizzata, il fatto del sottopasso attraverso Ikea Gasperina che praticamente è privo di illuminazione, l'attraversamento pedonale in questione, attraversamenti semaforici su Campo Romano Erickson e tante altre cose. Voglio dire che purtroppo, e non ultima, la velocità eccessiva dei mezzi, e anche per questo nella risoluzione abbiamo considerato appunto il discorso degli impianti semaforici che devono essere regolamentati rispetto alla dissuasione alla velocità sostenuta. Poi una cosa che io ho inserito nella risoluzione e che veniva riportata anche stigmatizzata nell'incontro col comitato di quartiere di Campo Romano, appunto della regolamentazione con impianto semaforico della svolta a sinistra dei veicoli, dei flussi di traffico dei veicoli che provengono da Roma Centro e che devono andare da via Nagnina a Campo Romano. Ecco, io penso necessario, in quanto il traffico sulla via Nagnina viene notevolmente appesantito nelle ore di punta e tutti quelli che da Roma devono andare a Campo Romano purtroppo devono arrivare quasi fino a via dei Sette Medi, appunto congestionando ancora di più quel tratto di traffico, e perciò una risposta in termini appunto di riduzione dei flussi di traffico in quella parte con questa svolta a sinistra che è stata chiaramente in sede di commissione io ho presentato ed è stata accolta dal presidente. E
Perciò ecco, è un lavoro importante, Presidente, appunto un lavoro importante quello fatto dalla Commissione. Io mi auguro che oggi abbiamo messo al centro la via Nagnina, perché chiaramente era la via con più difficoltà, almeno quel tratto di strada, maggiore precarietà, però ecco, portare all'attenzione della Commissione da subito anche la messa in sicurezza della via Tuscolana e della via Appia Nuova, dove purtroppo è altissimo il numero di feriti che ci sono stati nell'anno 2016, come testimoniano appunto i report dei vigili della polizia locale, che di nuovo io ringrazio per il lavoro svolto. Grazie consigliere Toti. Ci sono altri interventi? Andiamo in dichiarazione di voto. No, ma io sapevo che lei interveniva, mo lo sentivo, quindi ho fatto finta. Consigliere Ciancio, a lei. No, grazie. Naturalmente, siccome faccio parte della Commissione, non mi posso esimere dal dire che è un problema che anche il PD ha sollevato e ha cercato di spingere per trovare una soluzione. Abbiamo lavorato su due fronti, quello di promuovere una risoluzione con più strade messe insieme, poi forse ci siamo concentrati su via Nagnina, che dall'analisi che abbiamo fatto sembrava, ma lo è di fatto, quella che ha più problemi. La svolta a sinistra era una delle richieste più auspicabili da parte del comitato che abbiamo ospitato, però diventa veramente difficile dal punto di vista della soluzione tecnica. E io mi auguro che quanto prima l'assessore ci possa portare una soluzione sul tavolo della proposta che vorrebbe realizzare, quantizzando sia le spese sia la soluzione tecnica che vuole adottare, a parte gli altri punti condivisibili che riguardano arredo, illuminazione pubblica e quanto altro. Però la svolta a sinistra lì è un problema che è stato richiesto già da molto tempo. Il codice della strada, insomma, se non c'è una complanare è difficile attuarla, la svolta a sinistra, come diceva anche il collega che mi ha preceduto. Mi auguro che si possa lavorare a una soluzione tecnica concreta e che i nostri uffici ce la possano proporre quanto prima in commissione, e sicuramente troveremo motivo come partito e come commissione di portarla avanti e supportare queste opere che eliminano la pericolosità. Io ricordo sempre che su via Appia e via Tuscolana, anche se nei dati che ci ha fornito il Corpo dei Vigili non so per qual motivo non sono riportati, ma ci sono state due vittime, proprio una in prossimità di McDonald's e l'altra in prossimità dell'incrocio Tuscolana via Arco di Travertino. E quello a via Appia per le radici degli alberi. E ho saputo proprio ieri che si stanno approntando a fare via Appia, c'erano delle somme residue, quindi da Piazza Re di Roma a Ponte Lungo sarà fatto tutto il manto stradale, e mi auguro che possa essere fatto pure nel primo tratto dove ci ha perso la vita un ragazzino contro l'inferriata della square centrale di via Appia. E su questi aspetti il PD trova sicuramente consenso e trova accordo per la soluzione dei problemi imminenti che riguardano la sicurezza. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Quest'Aula appunto dà l'indirizzo per un atto così importante, e poi vedremo appunto l'assessore e la giunta, no? Se ci farà sapere quello che poi saranno le decisioni. Altri interventi? Non mi fate all'ultimo, ecco, deciso, no? Senza fare la manina, ecco, perfetto. A lei, grazie, consigliere Giannone. Sì, volevo aggiungere un mio brevissimo apporto alla discussione e quindi anche poi utile alla valutazione finale. E questo è un atto che viene fuori da un'analisi che abbiamo provato a fare in modo oggettivo, cioè
non per sensazioni o per richieste pervenute, ma perché appunto basandoci su uno studio di dati oggettivi fornito appunto dalla polizia locale, che ringrazio anch'io, ci ha permesso di valutare le criticità effettive. Chiaramente abbiamo anche poi nel frattempo ascoltato quelle che erano le segnalazioni e quelle che erano dati che arrivavano certamente dal territorio, ma abbiamo voluto cercare di mantenerci quanto più oggettivi possibili, proprio per dare a questa risoluzione, a questa indicazione, anche un valore di analisi del territorio su dati. E, è vero, cioè la Via Appia e Via Tuscolana sono quelle dove in valore assoluto ci sono stati maggior incidenti, naturalmente, ma ciò chiaramente è dovuto al fatto che sono circa il doppio di Via Nagnina, quindi abbiamo ragionato, diciamo, su una valutazione per metro lineare, permettetevi, in proporzione. Via Nagnina è una strada molto più corta delle altre due consolari, ma comunque con un numero molto alto. Evidentemente questo era una indicazione molto forte di una mancanza di sicurezza, come di fatto poi ci dicevano anche i vari comitati che abbiamo ascoltato. Quindi si tratta comunque di una strada dipartimentale, quindi ciò che noi facciamo è una risoluzione, cioè quindi noi stiamo impegnando i nostri assessori affinché la Presidente e gli assessori affinché si attivino, no, presso la Sindaca, gli assessori capitolini per dar seguito a queste richieste dell'ente di prossimità. E, tuttavia sono certo che l'assessore competente del nostro municipio, quindi gli assessori che sono competenti nel nostro municipio, non si tireranno indietro nel tenere sotto controllo l'esecuzione di questa risoluzione, e visto anche i risultati e ciò che è stato poi praticamente già realizzato per alcune strade molto messe male nel nostro territorio. Quindi mi riferisco a via Schiavonetti, via Grottaferrata, via Vignali, che sono state completamente, diciamo, rifatte. Il manto statale è stato completamente rifatto, non con la spalmatina di asfalto, mi risulta, ma utilizzando, diciamo, criteri di qualità, affinché il manto possa mantenere. Questo che significa? Un manto stradale ovviamente più, diciamo, rifatto, più nuovo, è senz'altro una garanzia di maggior sicurezza. Quindi con queste mie note io accompagno la risoluzione ad una, come dire, ad avere un'attuazione il quanto più veloce possibile. Grazie. Grazie consigliere Giannone, immagino che non ci siano più altri interventi. Andiamo in dichiarazione di voto. Chi vuole fare dichiarazione di voto? Non ce ne sono. Andiamo alla votazione. Chi è favorevole alla risoluzione? Contrari? Astenuti? 18, all'unanimità, è approvata la risoluzione. Allora, dell'ordine del giorno, proposta di deliberazione avente ad oggetto nomina del comitato di gestione del centro sociale anziani via Iberia. Chi presenta la delibera? Consigliere Piscipato, a lei. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, questo è uno schema di deliberazione. Scusate un po' di silenzio però, perché sennò non si percepisce bene. Ok, colleghi. Dicevo, questo è uno schema di deliberazione che, come previsto dal leader
per questo genere di atti è passato in commissione in data 22 febbraio 2017, ottenendo il parere favorevole della quarta commissione. Precedentemente un parere favorevole era stato espresso il 7 febbraio dal direttore della direzione socioeducativa e nella stessa giornata dal direttore del municipio 7. Andrei, se siete d'accordo, semplicemente poi a leggere quello che è l'approvazione della composizione del comitato di gestione. Parliamo del centro sociale anziani di Via Iberia. Quindi il Consiglio del Municipio 7 delibera di approvare la seguente composizione del comitato di gestione, come segue: Presidente Barluzzi Nazareno, voti 82, membri del comitato di gestione Giachè Gianfranco, voti 40, Pesci Paola, voti 33, Sabini Bruno, voti 24, Mele Franca, voti 15, Lucarelli Orlando, voti 13, Azzali o Azzali Marcello, voti 12. Il signor Brandolese Fernando, voti 10, le signore De Stefani Silvana, voti 7, Galeazzi Rossana, voti 6, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, e rimangono in graduatoria per eventuali surroghe. Questo è quanto richiesto nell'impegno della delibera. Grazie. Grazie, consigliere Principato. Allora, devo sostituire la consigliera Biondo, che ha abbandonato l'aula come scrutatrice, con il suo collega di partito nonché consigliere Antonello Ciancio. Quindi, fatta la presentazione, ci sono degli interventi in tal senso o andiamo direttamente alle dichiarazioni di voto? E se non ci sono neanche quelle, andiamo direttamente al voto. Non vedo manifestazioni di interesse, quindi andiamo direttamente al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Niente, quindi approvata la delibera con 16 voti favorevoli, non più 18, come era prima. Diamo l'immediata eseguibilità, mi suggeriscono? La diamo? Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Tutti senza esclusione di colpi, ok, va bene. Quindi approvato. Passiamo al punto numero 5. Proposta di deliberazione avente ad oggetto autorizzazione e iscrizione ai centri sociali anziani del municipio Roma 7 di anziani residenti nei municipi limitrofi. Quindi chi presenta la delibera? Sempre il consigliere presidente di commissione Antonio Principato. Le piace la presentazione così? Ok, a lei la parola. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Nella stessa seduta di commissione a cui facevo riferimento prima, quindi quella del 22 febbraio, è stato espresso parere per questa delibera con oggetto autorizzazione e iscrizione ai centri sociali anziani del municipio Roma 7 di anziani residenti nei municipi limitrofi. Anche questo schema di deliberazione ha ottenuto un parere favorevole in data 7 febbraio dal direttore della direzione socioeducativa e dal direttore del municipio Roma 7. Vado ad elencare, come dicevo prima, il parere favorevole della commissione 4 il 22 febbraio. Vado ad elencare l'impegno richiesto all'interno della delibera. Il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di procedere all'iscrizione ai centri sociali anziani del Municipio 7 dei seguenti anziani: Centro Sociale Anziani San Giovanni, signora Bisconti Evelina; Centro Sociale Anziani Via Iberia, signor Patti Claudio; Centro Sociale Anziani La Romanina, signori Gabriele Michele, Lubrani Rosa Maria, Paoletti Annalisa, Valenti Mario Antonio; e per finire Centro Sociale Anziani Villa Lazzaroni, signora Di Bartolomei Mirella. Per quanto concerne questa proposta di deliberazione, vorrei citare, se me lo consentite, l'articolo 8 del regolamento del centro sociale anziani adottato a livello comunale, recante iscrizione al centro anziani. Coloro che in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione hanno la residenza nei pressi del confine tra due municipi possono alternativamente richiedere l'iscrizione ad un centro anziani del municipio di appartenenza o a un centro anziani del municipio limitrofo a cui non appartengono. In tal caso il consiglio di quest'ultimo municipio, sentito il comitato di gestione del centro anziani interessato, può autorizzare l'iscrizione nel proprio territorio dell'anziano non residente. Con riferimento a questo articolo del regolamento,
Grazie al prezioso contributo e supporto dell'ufficio consiglio, ho richiesto che venissero informati tutti i comitati di gestione presenti all'interno della delibera. Quindi le chiederei gentilmente di verificare se all'interno dell'aula tra il pubblico è presente un membro o più membri dei comitati di gestione e in tal caso dargli la possibilità, così come previsto dal regolamento, di intervenire sospendendo la seduta. Grazie. E consigliere Principato, non mi sembra che però nell'aula ci siano presenti parte appunto integranti appartenenti al comitato di gestione, da quell'altra parte mi sembrano un pochino più giovani, e quindi che facciamo? Se vuole qualcuno fare la parte di... No, ok, non c'è, grazie consigliere. E quindi apriamo la discussione, perché penso che questo sia... lei ha fatto un complimento agli uffici, io volevo associare, perché non so quante volte mi capiterà di condurre questo consiglio, e vorrei fare anch'io associarmi all'ufficio consiglio per la loro professionalità. Allora, apriamo la discussione, perché è un argomento che ciclicamente ritroviamo in aula, quindi la possibilità di poter iscriversi da parte di altre persone nei nostri centri anziani, limitrofi, eccetera. Chi vuole intervenire? A nessuno interessa l'iscrizione, basta che si faccia. Quindi dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Quindi mi sembra ovvio che andiamo per la votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Quindi approvata. Con 15 stiamo diminuendo mano a mano? Sì. Ufficio consiglio, stiamo diminuendo? Da 18, 16, 15, teniamo ancora un po'. Ok, immediata eseguibilità? Concessa sempre a unanimità, quindi con 15 persone. Andiamo alla proposta numero 6 dell'ordine del giorno. Avente ad oggetto ratifica della surroga del membro del comitato di gestione del centro sociale anziani La Torretta, immagino sempre lei presidente Principato. Grazie presidente, colleghi consiglieri, l'oggetto di questo schema di deliberazione è ratifica della surroga del membro del comitato di gestione del CSA La Torretta. Tengo a precisare, non l'ho fatto prima e mi scuso per questo, che entrambi gli atti precedenti avevano ottenuto pareri favorevoli da entrambi gli uffici. E per quanto riguarda questo schema di deliberazione ha seguito lo stesso iter dei precedenti, quindi ottenendo parere favorevole il 7 febbraio per quanto riguarda il direttore della direzione socioeducativa e il direttore del municipio 7. È stato discusso e si è espresso parere anche su questo favorevole in data 22 febbraio nella commissione competente. L'impegno richiesto in quest'atto è quello che segue. Il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di ratificare la surroga del signor Leardi Guglielmo nel Comitato di Gestione del Centro Sociale Anziani La Torretta, approvato con deliberazione 19 del 12 marzo 2015, che pertanto risulta così costituito. Presidente Gottardi Franco, membri del Comitato di Gestione Morasca Mario, Francescangeli Elio, Marchetti Osvaldo, Rossi Italo, Di Pietrantonio Vincenzo, Petracca Massimo, Mennella Maria Antonietta, Negossi Messalina, Murranca Maria Teresa, Leardi Guglielmo. Grazie. Grazie consigliere Principato. Quindi apriamo ovviamente la discussione, che non c'è. Apriamo anche la dichiarazione di voto, che immagino che non ci sia. E passiamo quindi alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi la proposta è approvata con 15 voti favorevoli. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ok, concessa sempre con 15 voti. L'ultimo punto, che è
l'approvazione dei verbali numero 23, 24, 25 e 26, relativi rispettivamente alle sedute del 24 novembre e 1, 12 e 20 dicembre 2016. Se non ci sono osservazioni, ne saremmo molto contenti, felici, perché quindi rimane tutto com'è e possiamo, si tengono approvati e possiamo quindi chiudere questo consiglio. Ringrazio tutti della partecipazione e del comportamento e dell'impegno. Alla prossima, grazie. Chiuso il consiglio. Alle 13.